Oggi non voglio parlarvi di legge, ma di professionisti e di uno dei perché oggi sono in profonda crisi. Si racconta di tre contadini di Reggio Calabria che, volendo vendere alcune cipolle di Tropea dall'altro lato dello stretto e dividere tra loro il ricavato, decidono di riempire una barchetta a remi e arrivare a Messina. Al centro dell'imbarcazione c'è questa piramide di cipolle e ai margini tre contadini. Nel bel mezzo della traversata, una delle cipolle, quella che si trovava proprio in cima alla piramide, cade in acqua. Al che uno dei tre contadini si butta d'istinto in mare per riprenderla. Sta pensando, se la raccolgo da solo non dovrò poi dividere il prezzo con gli altri due. Non vedendolo risalire a galla, uno dei due contadini rimasti pensa, ah che furbastro, quello ha raccolto la cipolla per non dividere il ricavato con noi, ma io sono più furbo di lui, ora mi butto in mare, lo raggiungo e divideremo in due il ricavato. Anche lui però, dopo essersi tuffato, non riaffiora, travolto come il primo dalle correnti dello stretto. Resta da solo il terzo contadino con la barca piena zeppa di cipolle. Potrebbe farsi ricco e invece pensa. Quei due lestofanti erano d'accordo sin dall'inizio del viaggio per tuffarmi, ma io sono più furbo di loro. Mi tufferò anch'io e divideremo il prezzo di quella cipolla per tre come da accordi. Ma neanche lui riaffiora. A riaffiorare però è beffarda quella cipolla che era caduta, che va alla deriva con tutta la barca. Questa storia ci insegna una cosa molto importante. Gli italiani sono concentrati a difendersi dai propri soci, dai colleghi, dai partner in affari con i quali invece dovrebbero stringere alleanze e sinergie, magari per migliorare i propri profitti, per crescere, per portare i propri servizi in altri territori. Invece pensano a farsi guerra tra loro, un po' come succedeva con le vecchie città marinare che infatti diedero modo agli invasori stranieri di costituire i loro imperi nella nostra penisola. Si parla oggi di network e di rete. Ma come possiamo pensare di acquisire nuovi metodi di lavoro se non siamo stati in grado di realizzare quelli precedenti e soprattutto se a insegnarci come fare rete sono le stesse persone che hanno decretato il fallimento dei precedenti modelli economici? Come possiamo sperare di creare network se non riusciamo a costituire neanche una squadra da tre? Ma questa è l'Italia.